Buon salve a tutti e bentornati a questo mio canale. Allora, siamo venuti qui per sentirmi parlare di Firefox OS e di questo dispositivo lanciato in Italia, l'HTML One Touch Fire. Eccolo qui in versione bianco, ma... Ah sì, l'ho già spacchettato, lo vedete dopo quel pezzo. Prima di cominciare però, voglio togliere questo cappello, perché anche se c'è scritto Mozilla, non mi piace. E gli occhiali origine Firefox OS perché... Non ci vedo bene dentro casa. Quindi, tornando a noi, mi direte perché di nuovo tu e di nuovo parlare Firefox OS? Perché come si può vedere da questa felpa qui, sono stato contattato a partecipare al lancio in Italia di Firefox OS da Mozilla Italia e mi hanno dato il ruolo di Firefox OS Training Lead sempre per l'Italia. Ed ho potuto partecipare grazie a questa mia disponibilità al lancio proprio in Italia a Roma il fine settimana scorso, quindi ho potuto partecipare al lancio, al negozio, al flash mob di cui vedrete il video forse qui da qualche pulsante nei commenti e all'Hackathon il sabato. Comunque ho potuto conoscere molta gente che saluto e detto questo, due accenni veloci a Firefox OS. A parte quello che vedete nel video in cui spiegherò alcune cose veloci, io ho trovato tanta gente che si è lamentata di questo dispositivo perché prima di fare questa recensione, siccome io non sono esperto e non è che dice ho provato molti dispositivi nella mia vita, preferito informarmi sulle recensioni degli altri di quello che hanno detto. E gli unici punti in cui mi trovo a dissentire sono quelli riguardo alle funzionalità. Cioè, ricordiamoci, questo è un dispositivo da 80 euro con 5 euro di SIM inclusi. Che volete di più? Cioè, un dispositivo che va su internet, ha tutte le applicazioni che servono. Semplice, intuitivo, veloce, che non nel tempo non dà problemi. Per 80 euro. Trovate un concorrente della stessa fascia di prezzo di questo che funzioni bene allo stesso modo e ha lo stesso prezzo. Ricordo, ripeto, lo stesso prezzo. Cioè, non voglio fare marketing o televendite. Dico soltanto che questo dispositivo, allo stato attuale, non è per gli amanti come me dell'ultima tecnologia, dell'ultima applicazione e dell'ultima funzionalità disponibile. Questa è una versione 1.1, anche se ieri o l'altro ieri è uscita la 1.2. Non si sa quando, non venite mai a chiedere. È la team ed Hackathon che decidono. Quindi vi rimando sempre al forum di Mozilla Italia, che esiste, è una community, traduce da supporto, e adesso lo dà anche a Firefox OS. Allora, ritornando a noi, il dispositivo è ottimale per le persone che non hanno mai utilizzato uno smartphone. Con dispositivo mi riferisco al dispositivo in sé, non al sistema operativo. Ma la combinazione dispositivo e sistema operativo, ovvero HTML One Touch Fire con Firefox OS, è perfetto proprio per chi ha le prime armi o chi non vuole spendere troppi soldi per avere uno smartphone che funziona, che non mi dà problemi nel tempo. E Firefox OS segue questi principi. Ricordiamoci che è un prodotto Mozilla, quindi dà affidabilità a queste cose. E poi è molto intuitivo, cioè lo vedrete nell'unboxing, l'interfaccia è semplicissima, le icone sono molto semplici da riconoscere. Il vantaggio poi è che sono applicazioni hosted o packaged, ma sono dei siti web, è ancora più intrigante perché se pensate, quando aprite Facebook o Twitter, sul computer avete un'interfaccia. Da web mobile avete un'interfaccia, da applicazione mobile a un'altra interfaccia a seconda del sistema. Con Firefox OS no, perché il sito è la versione responsive con un'interfaccia Firefox OS per aggiungere tutte quelle funzionalità del telefono. C'è chi si è lamentato della fotocamera, per me dico che per il prezzo, per il costo, non lamentatevi, cioè non stiamo paragonando, cioè io ho visto tanta gente paragonarlo con dispositivi di altre fasce, qui parliamo di 80 euro, non possiamo paragonarlo al mio telefono. Voi direte, ma questo è per te? No, non è per me, io intendo regalarlo proprio a una persona che ha uno smartphone concorrente della stessa fascia di prezzo che non riesce a utilizzare. Che poi ha le stesse dimensioni, quindi non è di sembra dimensioni, è un problema di sistema che non riesce ad utilizzare. Che poi lui non utilizza internet, quindi voi potreste anche dire: è troppo, questo è fatto per essere utilizzato con internet, e che ci fa? No, uno smartphone è nel nome, se vi ricordate, c'è phone, è un telefono, quindi di base la funzionalità di un telefono più il supporto al web. Quindi se non ne ha bisogno, non ne ha bisogno. Però il sistema allo stesso tempo è sempre funzionale e completo.
Poi mi scordo le cose perché questa è la seconda volta che faccio il video perché prima si è scaricata la macchinetta, quindi devo ripetermi un'altra volta. Perché io non utilizzo Firefox OS? Datemi tempo. Ho avuto il lancio, ho avuto altre cose da fare e io vorrei provarlo sul mio Galaxy Note 1 e anche sul mio tablet TF300T dell'Asus che ho preso apposta. Però non ho il tempo, anche perché io poi utilizzo delle applicazioni specifiche che ancora non sono disponibili per alcuni servizi che ancora non esistono, delle controparti proprio in JavaScript, perché ricordiamoci questo è tutto web, quindi ha bisogno di... cioè è fatto con queste tecnologie, con i famosi riassassini HTML, CSS e JavaScript. Quindi vi lascio subito all'unboxing e vi ricordo, questo dispositivo è per le persone che sono... Questa combinazione è per le persone che sono alle prime armi. In futuro non si sa Mozilla che è in mente. Si sa soltanto che è previsto un altro telefono di fascia un po' più alta e un tablet. Quindi una versione per Firefox OS per i tablet. Per il resto non si sa niente e io non so niente. Io leggo quello che leggete voi. Se siete registrati in Mozilla forse avete qualche notizia prima. Per maggiori informazioni vi rimando a Mozilla Italia e al suo forum dove c'è una sezione fresca fresca in cui potete far discutere, in cui ho lanciato anche una mia idea, ovvero di creare un manuale di programmazione specifico per Firefox OS in italiano. Quindi se siete interessati, volete mostrarmi appoggio, avete idee, suggerimenti, nel forum. Inoltre, se volete rimanere aggiornati, c'è la pagina Facebook Firefox OS Italia che trovate il link qui da qualche parte. L'account Twitter di Firefox OS Italia e non dimentichiamoci anche dell'account di Mozilla Italia di Twitter e di Facebook. Mi confondo. Quindi se trovate sui social network gruppi, non sono nostri al momento, cioè gestiti da Mozilla Italia, a parte un gruppo su Google Plus che non è molto utilizzato. Quindi il mio consiglio è scrivete sul forum perché ci troverete molta più gente, anche più esperta di me. Detto questo, ringrazio tutte le persone che ho incontrato a Flash Mob, al Lancio, ai Mozilla, per questa possibilità che mi è stata data, che dimostra che in open source c'è meritocrazia e anche riconoscimento della buona volontà delle persone. Quindi il mio invito è entrate in una community e datevi da fare. Poi, fra qualche nanosecondo, partiremo subito con il video dell'unboxing di questo telefono, che esiste in combinazione bianco e arancione. Bene, prima di cominciare a spacchettare il telefono, che è qui presente, direi di dare un'occhiata al volantino distribuito nei negozi TIM, che secondo me è molto bello il volantino. Allora, vediamo un guardo al futuro, come si può vedere da tutti questi adesivi che chi veniva all'Hackathon a Roma poteva rimediare. Presenta Firefox OS. Allora. Il motto è molto semplice, vive ogni istante al meglio, per grazie a questa ricerca adattiva delle applicazioni, che si può vedere in questa pagina qui. Che significa? Che quando si fa una ricerca, verrà proposta direttamente l'applicazione più inerente all'argomento. E questa funzione permette di dover conoscere le applicazioni da utilizzare, ma soltanto cercare quello che serve, quindi semplifica molto la vita agli utenti che non hanno mai utilizzato uno smartphone. E inoltre propone direttamente la pagina specifica di quell'applicazione riguardo all'argomento. Qui c'è l'esempio calcio. Se io clicco, tappo sulla icona di Twitter, mi manderà alla ricerca su Twitter per questo argomento. Idem se apro Facebook e così via. Poi non manca nulla perché gli smartphone Firefox OS includono tutte le applicazioni basilari per uno smartphone, dalla fotocamera, alle mappe, la radio, l'orologio, il marketplace e così via, senza averle bisogno di installarle a parte. E poi perché trasforma il futuro? Beh, questa è un po' una cosa autocelebrativa, potremmo dire, autosponsorizzazione per Firefox, perché il dispositivo è web. È sviluppato con tecnologie web, quindi utilizzare il dispositivo in questo modo promuove il web, un web libero e aperto a tutte queste nuove tecnologie che Mozilla sta diffondendo. Ora, qui ci sono le caratteristiche che ho accennato velocemente, come la ricerca adattiva delle app,
e vabbè, il marketplace, la Facebook che è preinstallata, la fotocamera che include già i filtri alla Instagram, la radio, le mappe e così via. Poi si conclude con una bella volpe. Ma passiamo allo spacchettamento di questo Alcatel che ho preso il giorno del lancio stesso, uno dei primi clienti nel negozio in via del Corso a Roma, e che mi regalavano anche il cappello originale Mozilla, ma spacchettiamolo. Ricordo che il costo è di 79,90 euro con la SIM, con 5 euro di traffico. Ecco. Buttiamo via la plastica, il marchio TIM che si vede in bella mostra su tutte le confezioni, e se ci riesco proverei anche ad aprirlo. Io l'ho già visto, il telefono è già provato, acceso negli store. Oh, allora vediamo. È bianco. Anche se dalla scatola è scritto arancione. Tanto non è per me, io l'avrei scelto arancione. È un regalo che farò. Quindi, a parte la fuffa della TIM, ovvero in legalese, con la team, con la SIM, no, con la team che sta qui dentro, non dire che apro, possiamo vedere il telefono. Allora, ovviamente qui è vuoto e vediamo di metterci una chicca. Questo includeva una SIM da 2 giga, questo non la sapevo. Ho una SIM a 2 giga inclusa, che non mi dispiace. Ringraziamenti dell'Alcatel. Le istruzioni, che sono sempre bellissime, perché hai visto il mio video del Keon, spiega tutto con una grande iconografia semplice, come utilizzarlo. Adesso non sto qui a mostrarvelo tutto, perché noi vogliamo vedere il telefono in funzione, anzi voi, perché io l'ho già visto. Qui ci sono, c'è il certificato di garanzia. Ma adesso ce ne frega poco. La cover, poi nella confezione è presente il cavetto USB, l'alimentatore, le cuffie col microfono e la batteria. Se ci riesco, vediamo di spacchettare la batteria. Allora, la batteria è da 1400 mAh, il che è una grossa novità per uno smartphone. Ma inseriamo la batteria. Batteria inserita. Mettiamo la cover bianca. C'è una pellicola, poi questa dopo la staccheremo. Siccome io lo devo regalare adesso, non la stacco. Scusate, ma questo è il mio secondo unboxing, quindi sperando che ci sia un po' di corrente, sì. E nello smartphone include un po' di batteria. Perché vi direte voi così poca batteria? Perché c'è un motivo. Questi smartphone con Firefox SE richiedono pochissima batteria rispetto agli altri dispositivi. Leggendo altre recensioni che saranno sicuramente più approfondite, ecco la bellissima volpe che si muove durante il caricamento. Non so se la fotocamera riesce a mettere a fuoco. Mi sa di no. Non hanno necessità di grosse caratteristiche hardware, e questo gli permette anche di avere un costo così basso, perché alla fine i dispositivi hanno, come scritto qui, 3,2 megapixel come fotocamera, 1 GHz di processore e 512 mega di RAM. Quindi è molto semplice. Allora, però, siccome è necessario, io la stacco, poi la riattaccherò in qualche modo. Allora, questa è l'interfaccia di configurazione al primo avvio. Italiano è già spuntato, quindi ringraziamo i traduttori della nostra community Mozilla Italia che l'hanno tradotto. Qui mi chiede la rete. Adesso io metto, adesso vi faccio vedere la password. Tanto dubito che verrete a connettermi a casa mia, ma sicurezza non ho mai troppa. Messa la password, connetti. Sempre abbia azzeccato la password, connesso. Oh, già riconosce la posizione geografica. Adesso devo solo configurare correttamente la data. Allora, noi mettiamo, siamo a dicembre, l'11, se non mi sbaglio.
Le ore sono le 17:35. Sì. Ecco. Ok, configurato tutto. Avanti. Voglio attivare il GPS con la georilevazione. Io l'attivo. Posso importare qui, come mostra qui, i contatti direttamente da l'SD, da Gmail, da Outlook e anche da Facebook, senza dover installare applicazioni aggiuntive. Al momento non mi interessa e vado avanti. Oh, mi saluta, benvenuto in Firefox OS. Grazie a Mozilla, io voglio contribuire al miglioramento condividendo informazioni. Avanti. Ecco, qui mi dice se pure voglio iscrivermi a una newsletter. Al momento, siccome sono già iscritto, è inutile che mi riscriva un'altra volta. Ecco, adesso mi si presenta il tour del telefono. Allora, questo adesso mi mostra lo swipe, come funziona. Ah, solo un'immagine di esempio, mi ricordavo male. Come posso spostare le icone e eliminarle? Come posso gestire le notifiche? Come posso scorrere le applicazioni già aperte? Ecco qua. Questa è l'introduzione all'uso. Serve altro? Oh, ecco qui. Il telefono acceso. E quando pare è già disponibile la notifica con due aggiornamenti disponibili. Gli aggiornamenti, per chi se lo chiede, ancora non è uscito Firefox OS 1.2 per ecco, visto che è uscito ieri. Diamo tempo alla team. Quindi, gli aggiornamenti disponibili sono delle mappe e del marketplace al momento. Per questo dispositivo, naturalmente. Allora, per chi ha già visto Firefox OS, questa è la sua interfaccia. Questa è la ricerca adattiva delle app. Quindi, adesso io cercassi che termine cercherei? Firefox OS. Se lo scrivo pure bene, io sono un po' impedito con questi dispositivi piccoli, utilizzando un Note tutto il tempo. Mi ritrovo molto scomodo ad utilizzare telefoni così piccoli. Una delle caratteristiche che ritengo più interessanti di questa funzionalità, ecco già mi suggerisce il termine, è che lo sfondo cambia a seconda del termine. Oh, mi chiede pure il GPS. Noi gli diamo i permessi, tanto questi permessi andranno dati una volta soltanto per le applicazioni con i permessi da privilegiati. Permetti? Ok. Oh, ecco, qui mi suggerisce tutto quanto, le varie applicazioni a livello italiano, conoscendo anche la mia posizione e la lingua. Infatti mi suggerisce esempio html.it, l'inchiesta, siti italiani. Proviamo un po' Twitter, che dice? Centro meglio il telefono, sta caricando. Allora, mi chiede se voglio attivare i cookie, ma a noi ce ne frega poco. Ecco qui, come vedete, Twitter mi suggerisce già account e gli ultimi tweet per questo argomento. Tipo l'ultima applicazione realizzata a WordPress, la WordPress Photos App for Firefox OS, per condividere direttamente sul sito le foto scattate col telefono. Un'applicazione esempio, poi stavo facendo pure io. Ah, quindi ormai sono trovato fregato, però. Secondo me il sistema è molto intuitivo per un dispositivo di questa fascia di prezzo. Come vedete, già Facebook e Twitter sono già installati. E beh, qui sono le applicazioni. Tanti si chiedono la fotocamera. Vediamo se il video rende abbastanza. Allora, mi chiede i dati GPS. La fotocamera non è molto de dettagliata. Ricordiamo che sembra una 3 megapixel, ma per una cifra del genere ritengo che anche sia troppo avere tutto incluso nel pacchetto. Ma siccome noi siamo geek o nerd, ci interessano le impostazioni, diamo un'occhiata alle impostazioni, che sono le solite. E noi andando a info sul dispositivo, vediamo un po' che c'è. Ecco qua. Firefox OS 1.1 e il modello segnato. Aggiornamenti di sistema, vogliamo vedere se ci sono? Controlla per aggiornamento. Visto che si me lo chiede, il sistema è già aggiornato, quindi datevi pace, ancora non c'è niente. Come vedete, il dispositivo, come tutti di Firefox OS, hanno solo un pulsante, un po' come l'iPhone. Che dice adesso 2? Ah, il sistema è già aggiornato, mi notifica. Non posso fare come con Android al momento, che switcho così le applicazioni. Ma ricordiamoci che adesso questa era 1.1.
È uscita la 1.2 e con la 1.3 che qui stanno lavorando sarà presente il supporto NFC, quindi il team Mozilla si sta proprio dando da fare per avere un dispositivo nuovo e fresco, con tutte le funzionalità per raggiungere i concorrenti. Per chi ha visto i miei video sul Keanu, questa è l'interfaccia, non è che è cambiata più tanto. Messaggi, ah, dice che è vuoto perché i contatti non ci sono, e questo è browser dentro al browser perché Firefox OS è un browser. Allora, io adesso per fare un paragone prendo il mio Keon e l'ho acceso da. È acceso! È acceso da qualche giorno. Sai che l'ho acceso 2 giorni fa e ancora un po' di batteria. Quindi possiamo proprio confermare che il dispositivo ha un'ottima durata di batteria. Questo è Firefox OS 1.2. Questo è Firefox OS 1.1. Parte lo sfondo. Io vedo poche differenze a livello grafico qui nella barra di ricerca. Qui il menu ovviamente è diverso perché ci sono le mie applicazioni di test. Probabilmente anche le configurazioni saranno leggermente diverse. Per chi, non so se in foto si vede, il dettaglio grafico dei due dispositivi è completamente diverso. Il Keon non è granuloso, mentre questo è molto lucido, limpido e preciso. Il peso direi che è lo stesso, le dimensioni sono molto simili. Siccome io come dispositivo di telefono utilizzo solo questo, possiamo fare un confronto di dimensioni con il mio Note, con il dispositivo. Eccolo qua. Direi che per una persona che non ha mai utilizzato smartphone, questa è la soluzione migliore al momento. Ma adesso che l'unboxing è finito, riprendiamo con il video. Vi saluto, siccome ormai è tanto tempo che vi state guardando, quindi potrebbe essere anche troppo, quindi vado veloce con la voce, forse non mi potete sentire. Vi saluto, andate su Mozilla Italia, seguite il link che ho messo nei video, dei pulsanti, nei commenti, dove vi pare, commentate qui sotto. E viva Firefox, anzi, viva Mozilla, ma aspetta, Firefox è di Mozilla, quindi devo dire anche viva patate, se metto anche viva patate, poi devo mettere anche viva sunghe, se metto viva sunghe, poi devo...